giovanotto delle tette direi che è un come dire, il simbolo, no? Perché penso che sia forse l'azienda più storica. Siamo in compagnia di? Annalisa, io lavoro per, collaboro con l'azienda. Allora, ovviamente voi siete venuti con tutta la vostra... Sì, esatto. Ma ne raccontiamo una? Parlerei sempre del nostro potestà, che è il nostro, la nostra etichetta di punta e la nostra identità. Il raboso della tradizione, in questo caso qua, l'annata è la 2017, fa 2 anni di botte grande e un passaggio in barrica. E quindi insomma questa diciamo che è la nostra identità. Naturalmente poi c'è il Malanotte, quindi insomma, però insomma la parte dell'appassimento e dopo naturalmente il nostro raboso passito, che è sempre un'altra etichetta rappresentativa, naturalmente di nicchia. Ti ringraziamo, dopo veniamo a fare l'assaggio. Grazie ancora, arrivederci.